Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. So che l'annuncio della 3D All-Stars Collection ha creato un bel trambusto in tutta la community Nintendo e non, tra un entusiasmo incontenibile e qualche giustissima perplessità su come sia stata gestita l'operazione da parte di Nintendo, mi sembra di capire che una delle lamentele più frequenti sia quella che i tre giochi verranno proposti sotto forma di remaster e non di remake. Molti utenti infatti avrebbero preferito una reimmaginazione totale dei tre platform, tanto nella grafica quanto nel gameplay, prendendo come metro di paragone alcuni recenti esempi. Visto che questa generazione videoludica ha visto il proliferare di operazioni nostalgia del genere, in questo video vorrei discutere con voi se effettivamente l'opzione del remake sia da preferire sempre e comunque a quella del remaster. Come al solito sono curioso di sapere cosa ne pensate e prima di iniziare, se volete supportare il canale con un piccolo gesto, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Partiamo! Capisco perfettamente chi rimanga perplesso nel vedere oggi, nel 2020, una grafica come quella di Super Mario 64. Se non si ha nessun tipo di legame affettivo con l'opera, è facile che i poligoni squadrati e le semplici texture dell'era Nintendo 64 lascino il giocatore parecchio perplesso. In fondo, se c'è qualcosa che questa generazione di console ci ha insegnato, è che non c'è nulla di più facile che monetizzare la nostalgia, e negli ultimi anni abbiamo assistito a dei ritorni epocali. Qualcuno ha saputo confermare l'aura di mito creatasi intorno al proprio nome, altri invece hanno inesorabilmente mostrato i segni del tempo. È facile per questo far partire confronti con altre collection che hanno riportato in voga delle icone del platform anni 90 come Spyro e Crash, e nel farlo hanno saputo anche aggiornare agli standard odierni l'impatto visivo delle due trilogie. Allora, perché Nintendo non ha saputo o magari non ha preferito rimaneggiare pesantemente Super Mario 64, Sunshine e Galaxy? Al di là dell'effettivo valore della 3D All-Stars, che potremo testare solo una volta uscita, sono fermamente convinto che fare dei remake dei titoli del genere non sia assolutamente un'operazione da prendere alla leggera e che anzi sia un territorio pericolosissimo ricco di insidie che rischiano di comprometterne la buona riuscita. Credo insomma che a volte, di caso in caso, sia necessario dare priorità alla fedeltà all'opera originale, piuttosto che cercare di venire incontro ai gusti del giocatore moderno. La Ancient Trilogy e la Reignited Trilogy hanno sicuramente avuto un ottimo riscontro di critica e pubblico, ma secondo me hanno anche evidenziato enormemente le carenze di un gameplay invecchiato non nel migliore dei modi. La veste grafica riscritta da zero avrà aiutato tantissimi nuovi giocatori ad avvicinarsi a Crash e Spyro, ma quanti saranno rimasti soddisfatti dalla difficoltà artificialmente punitiva del primo episodio del Bandicoot o magari dalla primitiva impostazione collectathon dell'inizio della trilogia del draghetto? Nel caso di Crash, credo che l'operazione nostalgia sarà veramente compiuta soltanto con l'uscita del quarto episodio, reso possibile solo dal successo della Ancient Trilogy, che sembra realmente reimmaginare quanto visto negli anni 90 e riportare oggi le stesse sensazioni di divertimento sperimentate per la prima volta su PS1. Se vogliamo, il remake di Medieval è un esempio ancora più palese di questo discorso, un gioco che nonostante l'azzeccatissima grafica non aggiungeva nulla alle avventure di Sir Daniel Fortescue, ormai invecchiate così clamorosamente male da risultare in decomposizione proprio come lo scheletrico protagonista. Se l'obiettivo del remake quindi è quello di suscitare oggi le stesse emozioni di allora, la fedeltà verso queste può passare anche attraverso il totale stravolgimento dell'opera originale. Prendete il remake di Resident Evil 2, un gioco radicalmente diverso rispetto all'originale su PS1, che eppure riusciva perfettamente a catturare la stessa atmosfera e a provocare la stessa sensazione di terrore nei giocatori di oggi. Ma questo passaggio non è affatto scontato e quando si vanno a toccare mostri sacri del genere, beh, bisogna andarci estremamente cauti. Final Fantasy VII Remake è un esempio di questa tensione irrisolta, un titolo continuamente in bilico tra l'obbligo morale di dover accontentare i fan e la voglia di allontanarsi il più possibile dalla strada battuta. O se vogliamo rimanere in tema Nintendo e brand di un certo peso, prendiamo il remake di Link's Awakening. È chiaro che partendo dalla base di un gioco per Game Boy, Nintendo è stata costretta a riscrivere da zero tutto quello che era stato costruito intorno all'ossatura classica della serie. E per quanto trovi delizioso l'art style, credo che in parte depotenzi la carica dark, onirica e a tratti deprimente che caratterizzava la cartuccia per Game Boy.
Per questo sono felice che Nintendo abbia deciso di lasciare immutati i capolavori presenti nella 3D All-Stars Collection. Giochi di questo calibro non richiedono di essere alterati e ancora oggi possono essere godibili nella loro forma originale. Vorreste mai un remake di Super Metroid o A Link to the Past? Io mi accontento della possibilità di poterli giocare su Nintendo Switch così come apparsi su Super Nintendo, anche se sono passati decenni dalla loro uscita. D'altronde, proporre una collection di remaster non significa per forza aver svolto un lavoro pigro. Una restaurazione di successo passa attraverso non solo nuove risoluzioni e texture aggiornate, ma anche il ripensamento dei controlli e della user interface dove necessario, la risoluzione di bug se ritenuto opportuno e l'aggiunta di feature pensate per migliorare la qualità complessiva dell'esperienza. Se Nintendo abbia fatto o meno tutto questo, ancora non possiamo dirlo con certezza, ma la 3D All-Stars Collection rimane concettualmente una proposta che non può non rendere felici i fan Nintendo, data un'offerta contenutistica in grado di giustificare tranquillamente il prezzo di 60€, anche senza texture in HD e nuovi modelli poligonali. E voi poracci, cosa ne pensate? Come vi ponete di solito verso le remaster e i remake? Come al solito vi aspetto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle Poro notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Remake, Michele Remaster, ciao!